Ciao ragazzi, buongiorno, benvenuti sul mio canale e sulla rubrica russaliana, appunti russi di un italiano. Oggi vi racconto di una mia più o meno tipica giornata in Russia. È il 21 luglio. Guardiamo insieme com'è la giornata oggi. Ho controllato come stiamo con la pioggia su Yandex Pagoda, che mi dice in diretta che tempo fa. Mi piace molto indossare questa t-shirt, questa immagine mi è stata regalata l'anno scorso quando ero a studiare teatro di strada a Tavrida. Tavrida è questo meraviglioso art cluster che si trova in Crimea. Ci sono andata a spese della Federazione Russa. Ci sono molte persone che non vedono bene questa mia partecipazione ad eventi a spese della Federazione Russa realizzati in Crimea. A me piace molto fare attività fisica all'aperto. In Russia è molto difficile, specialmente in inverno, a meno che non vai a sciare o a pattinare. E invece in estate me la godo, anche se c'è un po' di pioggerellina. Mi lamento tanto, come avrete visto anche in uno dei video precedenti, sulla nevrosi dei marciapiedi. Perché ci sono lavori ovunque, cioè, questa città è un cantiere aperto. Ci sono anche dei lati positivi, una palestra all'aperto, e c'erano anche prima ovviamente, però ultimamente nel mio quartiere ne sono comparse molte di più. Ta-da! Vedete che carini! Questa è la cucina. Questa è cicoria perché ho deciso per un po' di tempo di non bere caffè. Vengo da una tazza di Gogol che ho comprato a Pietroburgo. Io lo so, mi piace Gogol, forse perché anche lui ha delle storie di nasi. Doccia time, non so dove devo guardare. Dentifricio agli agrumi, buonissimo. Come vedete, i bagni in Russia non hanno le finestre. Questo bagno qui, mio, a differenza dei bagni tipici, non è diviso tra toilette e sala da bagno, ma sono insieme. Il bordello che c'è nella mia stanza. Oh my goodness! Sto andando a incontrare un'amica che mi deve prestare, insomma, mi deve far misurare dei vestiti che assomigliano un po' a abiti da gitana, da zingara, perché questo fine settimana partecipo a una festa a tema per una regista, per cui sto facendo l'assistente, e quindi mi hanno chiesto di fare una performance e canterò Ederlesi. Questa è Tania, la sono venuta a trovare sul posto di lavoro, grazie. Privet! Queste sono tutte le cose che mi ha portato Tania da farmi misurare. Tania ci fa vedere il suo orto nell'ufficio. Cicchioni. Piselli. Wow. Fiori, qualsiasi. Maracuja. Apelsin. Arancia. А вон там мандарины или лимон. Ho comprato questi biscotti per strada da offrire anche alla mia amica, e adesso che l'ho lasciata e ho assaggiato, mi sono resa conto che mi hanno venduto dei biscotti stantii. Un signore molto simpatico mi ha appena dato un buono sconto di 1.000 rubli per farmi il manicure. Questa qui si chiama Troika, vedete ci sono
tre cavalli che trainano una carrozza ed è una tessera della metropolitana. Se non l'avete capito, porto questi cosi per difendermi dalle vibrazioni e dai rumori forti della metropolitana, perché ho avuto un'operazione all'orecchio forse quasi 3 mesi fa e sono ancora molto sensibile a determinati tipi di rumori. Adesso sto andando a cantare perché sono in uno spettacolo che è tipo un racconto con musica in cui il monologo avverrà in russo, ma le canzoni saranno cantate in italiano. E io sono una delle due cantanti in questo spettacolo. Sto andando a casa delle persone che si occupano dell'audio, che si occupano dell'interpretazione di queste canzoni per studiare, per fare le prove. E ti porterò dove non c'è più che quel che tu vuoi, che quel che tu cerchi. Non andare via, non andare via, non andare via, non andare via. Sono abbastanza sfortunata oggi perché piove, poi c'è il sole, poi piove, poi c'è il sole, adesso c'è proprio un acquazzone. Adesso vado a fare un massaggio. Non so se non si è notato, ma sono una persona tendenzialmente nervosa e quindi provo questo posto che si chiama Tai Chi. Adesso vi faccio vedere i vestiti che mi ha dato Tania stamattina. Adesso sto andando a fare le prove di un altro spettacolo per il Midas Theatre, che è un teatro in inglese con cui collaboro, e in questo spettacolo io sono sia attrice che aiuto regista. Non ce la faccio più. Questo è... non è la metropolitana, è l'MCK. MCK significa Moskovskaya Centralnaya Kolesa. Ed è una linea, diciamo, come se fosse la metropolitana, ma in realtà è esterna. Cioè, sulla mappa della metropolitana si usa lo stesso biglietto, ma vabbè. Si usa anche sugli autobus, sui tram, cioè questa carta, questa tessera dei trasporti è unica. Sono arrivata alle prove, questa è Tania, questa è una parrucca, questo è Rasul e questa è Nadia. Ho dimenticato di filmare mentre facevamo le prove. Ero troppo impegnata. Ero troppo impegnata anche perché c'erano degli attori assenti e dovevo leggere più personaggi contemporaneamente e sarebbe stato impossibile. Ecco, sono così stanca che mi sono anche dimenticata di farvi vedere che dopo le prove mi incontro con Anton, che mi è venuto a prendere con la sua bicicletta. Yeah! E adesso ci stiamo comprando qualcosa da mangiare. Questi, le samsa. E a tutti! E снимаю тебя. Для Бога? Да. He don't know they're filming yet. Ну что, не понимаешь? О, смотрите.
Non so se si capisce, ma questi sono i grattacieli della City. Questo è l'interno di un palazzo sovietico. Questo è dell'anno 90. Anni 90? Quindi anni non è sovietico. L'anno 90. Proprio l'anno 90? Sì. Quando è caduta l'Unione Sovietica? Ah no, è caduta nel 91. Maro, com'è? Sono imprecisa con la storia. Mi vergogno un po'. Tac, ok. È un casino da noi perché ci sono porte che chiudono aree. Poi un'altra cosa interessante, non so se in Italia c'è sta cosa, ma io non l'ho mai vista prima. Tipo, tu arrivi, qua ci sono diversi appartamenti. Vabbè, a parte che ognuno che lascia le sue cose, a parte che poi per terra c'è questo linoleum improbabile, che però nel palazzo dove vivo io non c'è. Ma poi tengono questi armadi nel corridoio, non so se si vede, dove di tanto in tanto si trovano cose di gente che abitava qui magari 20 anni fa. Questo il proprietario di questo appartamento qua, e naturalmente non diciamo l'indirizzo, mi hanno detto che questo qua l'hanno comprato, questo è illegale. Com'è illegale? Perché se metti qualcosa fuori bisogna ottenere il permesso dalle autorità. Mi raccomando, accendete le notifiche. In realtà non si deve dare del voi, si deve dare del tu, perché è un follower che guarda. Che denti smaglianti che ho dopo il tuo dentifricio. Accendi le notifiche, iscriviti al canale per vedere altre storie della mia vita e della mia vita in Russia.